Solo una donna che viene da Ucraina. Vivo in Ucraina, paese Cernovtsi. Vita bella, guarda, prima vita bella. Viveva bene prima. C'è figli, c'è tutte le cose, c'è i miei amici, c'è buon lavoro, c'è ogni cosa. Prima è stato bene perché siamo fratelli, sorelle. C'è tanti miei parenti che vivono lì, c'è tanti parenti. C'è i miei nipoti lì che vivono, c'è amici. Da quando in Ucraina ha cominciato, voleva entrare in NATO, c'è tante persone che vogliono vivere come Europa, guarda, come gli europei nostri in Ucraina. E però Putin questo non voleva. Ha fatto ogni cosa per fermare questo. Non vogliamo stare che comando con qualcuno. E Putin vuole che noi, lui comanda anche in Ucraina, anche tutti. Però noi non vogliamo questo. Noi vogliamo un pace. Sai che io ho lasciato lì, io ho lasciato il mio cuore, perché non è solo vicino alla Russia, vicino a Kiev, vicino tutto, è tutta Ucraina il mio cuore. Perché io amo e amavo in Ucraina, la mia terra. E ho lasciato lì i miei parenti, ho lasciato tanti amici, tanti che conosco, tante persone che io sono stata vicino a loro. E mi dispiace molto per loro, mi dispiace molto, guarda, che non ho parole. E lasciato, fratelli, sorelle. Che dico io. Perché l'Ucraina, questa è la mia terra, questa è la mia vita, questa è la mia bellezza e il mio cuore, anche se sono qui, però dentro io lì e mi dispiace per tutto che c'è lì. Non lo so, tanto, tanto, tanto dolore dentro qui, c'è dolore, c'è una rabbia che io voglio questo dolore condividere con tutte le gente che ho lasciato lì, con tutte le mie amiche, parenti, questo dolore voglio dividere. Prima cosa io grazie, grazie a tutta Europa. Grazie per tutto questo che loro fanno per noi, che l'Europa fa per noi. Io grazie per l'Italia che fa per noi tante cose. Chiedo se posso fermare questa guerra, se posso coprire il cielo per l'Ucraina, per non entrare questi che bombardano tutto il mondo. Io li ringrazio per tutto il mondo e tutti noi preghiamo per far così che questa guerra si finisce, perché questo è un disastro, questa guerra che muoiono tutti i bambini e mi dispiace per questo. E grazie per tutta l'Europa che stanno aiutando noi. Oggi questa giornata che è festa della donna, due parole. Voglio fare tanti auguri a tutte le donne. Che c'è a tutte le donne al mondo, tutte le mamme, nonne, sorelle, tutti. E voglio fare anche grande, grande auguri a miei donne in Ucraina. Da parte ucraina voglio fare auguri a tutte le donne. Non lo so, tante cose. Forza, forza. Noi non vogliamo guerra. La guerra. Noi vogliamo la pace. Non vogliamo soldi, non vogliamo fiori, non vogliamo tanti regali. Noi vogliamo una cosa, solo pace. E no guerra.